Ciao, benvenuti nel mio canale. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi. Oggi parleremo dell'ultima parte dell'episodio della vita di Gesù. Gesù resuscitò e si manifestò il terzo giorno ai suoi discepoli. Gli offrì il suo spirito per convertire tutti i popoli del mondo. Nelle sacre scritture Dio dichiara che il Messia sarebbe venuto per essere il salvatore del mondo. La vita di Gesù prova che egli è il quale avevano parlato i profeti. Isaia profetizzò che una giovane avrebbe concepito e partorito un figlio. Alcuni secoli dopo si adempì questa profezia. Le sacre scritture dichiaravano che il santo nascituro sarebbe stato chiamato il figlio di Dio. Possiamo vederlo nella sua vita che era il figlio di Dio. Ha guarito gli ammalati, perdonato i peccati, ha riportato le persone a Dio e ha promesso loro un posto nel suo regno eterno. Ha offerto se stesso come sacrificio per il peccato. È risorto, ha vinto la morte secondo il piano di Dio. Gesù ha detto: «Nessuno mi toglie la vita, sono io che la depongo di mia propria volontà». La vita di Gesù ha adempiuto gli scritti dei profeti e così dimostra la volontà della sacra parola di Dio. I profeti avevano scritto che la parola di Dio è perfetta, essa dura in eterno. Gesù stesso ha detto: «I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai». Gesù è venuto per donarci la vita in tutta la sua pienezza. Coloro che seguono Gesù non sono solo perdonati per i loro peccati, ma sono anche salvati dal giudizio eterno. Hanno la certezza di andare in paradiso e di vivere con Dio per sempre. Gesù offre ad ogni individuo la vera vita, che è la libertà dalla colpa e dal potere del peccato. Questo non vuol dire seguire una religione, ma scegliere di avere fede in Gesù, che dice: «Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò». Gesù ci lascia liberi di scegliere. Siamo noi che dobbiamo accoglierlo e farlo entrare dentro il nostro cuore. Un grande abbraccio, al prossimo video, Veronica.